Amici del Tutto Calcio, ben ritrovati da Fossa. Siamo qui per raccontarvi l'ultima giornata del campionato, il girone A di terza categoria, che vede di fronte il Forconia, già promosso in seconda categoria, contro l'Oragno, già certo della sua qualificazione alla finale playoff. Manca veramente poco, c'è da ricordare l'assenza tra le fila dell'Oragno di Moreno Ippoliti. Ricordiamo, Ippoliti è stato espulso nell'ultima partita contro il Monterreale, che ha rimediato anche due giornate di squalifica che gli costeranno anche la finale playoff. Partiti intenzionati a tirare, vediamo, parte Carratelli, va il tiro, attenzione, una punizione esemplare che ha per un pelo non si è infilato in porta, è pronto al cross, non c'è nessuno a contrastarlo, bellissimo il cross di Giovanni e a fil di palo, grandissima occasione per il vantaggio per il Forconia, piazzata la barriera, sembra tutto pronto. Di Giovanni, va al tiro diretto in porta centrale, buona la presa in questo caso di Centi Pizzutilli. Di Giovanni vince il contrasto con Diani, ancora la palla di Giovanni, Rosa sulla destra, va al tiro ed è una buona la parata di Centi Pizzutilli, infatti il Forconia guadagna un calcio d'angolo. Esposito, Carosi, Ruiu, bellissima questa azione, attenzione Rosa, va al tiro, una bellissima azione. Vediamo adesso Di Giovanni che con un lob delizioso serve Lepidi, attenzione per poco. Di Giovanni va al tiro, si libera molto bene della marcatura di Citella, viene fischiato un fallo a favore dell'Aragno, strano che non è stato concesso il vantaggio, attenzione, palla a Barone, si elude la marcatura di Boccabella e purtroppo ha colpito male, purtroppo per lui la sfera quando il pallone era ancora troppo alto e quindi occasione sciupata dal numero 9 biancorosso. Ruio Di Giovanni sventaglia ancora sulla sinistra a cercare Castellani, attenzione Castellani entra in area, miracolo di Centi Pizzutilli, lancio lungo per Di Giovanni, sbaglia in questo caso Ippoliti che serve un assist al bacio per Di Giovanni che questa volta sbaglia forse la cosa più facile di tutta la partita rispetto a tutto quello che ha fatto. E così è, finisce il primo tempo tra Forconia e Ragno con l'accenno di un arcobaleno anche su Fossa. Vi salutiamo e ci rivediamo qui per la seconda frazione di gioco tra Forconia e Ragno. Tutto pronto per il secondo tempo qui a Fossa tra Forconia e Ragno, sempre 0-0, si accendono i riflettori perché è scesa l'oscurità. Se ricordiamo la partita è cominciata alle 18:30. O meglio, doveva cominciare alle 18, è cominciata alle 19 per l'esattezza. Tutto pronto, partiti. Carosi, ma riesce a recuperare il pallone, attenzione! Di Giovanni, cosa ha sbagliato Di Giovanni? Attenzione a questa azione, vediamo Tartaglia sulla sinistra, velocissimo, palla arriva al centro per Carosi cincischia Carosi sul pallone, non batte a rete ancora una volta, attenzione questa volta un tiro liftato dove però si allunga Centi Pizzutilli e riesce ad agguantare. Tartaglia in profondità, è pronto al cross, rientra, va sul tiro il destro Di Giovanni, serve verticalmente per Tartaglia, un pallone, un regalo. Tartaglia ancora al tiro, questa volta sul primo palo e Centi Pizzutilli ha presa facile. Palla che torna ancora a Carratelli che cerca un tiro improbabile. Attenzione a questo tiro che ha messo in difficoltà comunque Sorrentino. Gianni, buono il cross, esce Sorrentino e per poco Di Marco non porta in vantaggio l'Aragno. Di Giovanni riceve il pallone, punta Di Marco, va al tiro, ottima la parata per Di Centi Pizzutilli in questo caso, Rosa ancora, cerca il tiro, respinge la retroguardia, attenzione, è un miracolo, è stato Centi Pizzutilli, davvero una prestazione enorme quella dell'estremo difensore biancorosso, ancora sulla sinistra Castellani,
Castellani, a dove stica il pallone, va al cross, attenzione, ancora, attenzione ancora, calcio d'angolo, bocca bella, la palla di Pannelli, Cianti Pizzutelli, incredibile la mischia in area, Ciccone, serve il pallone per Corriere, una palla destinata comunque alta, in questo caso poi anche di Giovanni ci sembra, Barone cerca la collaborazione con Carratelli, non la trova ma vince il contrasto, viene trattenuto da Boccabella, Centi Calabrese va al tiro diretto in porta, Sorrentino respinge, una punizione piuttosto centrale, potente ma centrale. 34esimo minuto, Centi Calabrese va al cross in mezzo, attenzione Barone, Boccabella lancio lungo a servire, attenzione Rosa, solamente Centi Pizzutelli e ancora Centi Pizzutelli che salva il risultato, Leone, incredibile Centi Pizzutelli, il migliore in campo di questa gara, la palla arriva, attenzione fallo punizione, fallo fischiato a Di Fabio, sembra tutto pronto, fischio l'arbitro, va Di Giovanni, il piazzato è la rete, 1-0 per Di Giovanni a suggellare una stagione fantastica, oltre che una partita quasi maledetta. Centi Calabrese cercherà sicuramente il tiro in porta ed è così infatti il tiro, ma è centrale, para Sorrentino e c'è il triplice fischio finale. Finisce così, 1-0 per il Forconia con Di Giovanni al 90esimo con una pennellata su punizione a suggellare una partita maledetta vista la prestazione di Centi Pizzutelli, ma anche a suggellare un campionato fantastico da parte dei neroverdi con una cavalcata incredibile, con tante contendenti che comunque hanno reso il cammino insidioso, hanno conquistato la seconda categoria.